Ciao complottisti, ciao gente perfida e malfidata, ben ritrovati nel Mr. Marty contro tutti del Topolino. Oggi parliamo di propaganda ruzza, ci sono i ruzzi che ci ruzzano. Allora, sapete che adesso ci sono le elezioni, le finte elezioni europee, dovete sapere che grazie al governo dei migliori di questa bellissima, dei sovranisti, del finti sovranisti del caso. La Meloni ha proprio infilato un emendamento per cui i nuovi partiti dovrebbero raccogliere 20 milioni di firme nel globo terracqueo, come dice Lollobrigida, o Tajani, non so chi cazzo era, forse era lei in persona, e quindi praticamente non riusciranno a presentarsi, forse soltanto quello di Santoro, che tra l'altro io considero un gatekeeper clamoroso, come fu Paragone a suo tempo. Quindi il mio advice, scusate se sono poliglotta, è di non votare assolutamente quello lì, Santoro. Allora, scusate. Infatti Toscano e Rizzo probabilmente non riusciranno a raggiungere le firme sufficienti in tutte le regioni. Allora, comunque, non parliamo di politica, parliamo di geopolitica, perché i russi, la propaganda russa, questo è un pezzo di Repubblica Igienica di qualche giorno fa, non me ne frega, la rassegna stronza di oggi va così, no, non me lo, il 29, cos'è, il 29 aprile, vabbè. Allora, l'allarme da Washington. Paolo Mastrolilli, l'allarme da Washington, la propaganda russa tira la volata a Salvini, la lente degli ispettori, bla bla bla. Sentite qua, perché c'è la propaganda, c'è la propaganda, c'è la propaganda. Voi non vi rendete conto perché siete complottisti, siete Novax, siete filo Hamas, non capite queste cose, perché siete stupidi, siete ignoranti. Ma che cazzo di capelli ho, ragazzi? Ma non me lo potete scrivere ogni tanto nei commenti che sono conciato come un coglione. Vabbè, allora. Sono almeno una decina i siti legati ai servizi segreti russi. Bella Madonna, e il KGB. Aspetta un attimo che alzo un attimo la luce che non vedo un caso. Allora, grandissima la Balbi regia, grazie come sempre. Allora, la disinformazione. Allora, il Dipartimento del Tesoro americano ha sanzionato perché pubblicano questi siti legati ai servizi segreti. Pubblicano disinformazione, da tempo stanno prendendo di mira il governo italiano, è strano, e la premier Giorgia Meloni, forse perché si sentono traditi da lei, vabbè, stronzate, non so. Come ha rivelato ieri Repubblica Igienica, si autocitano, un rapporto della direzione del servizio di polizia postale e delle comunicazioni ha lanciato l'allarme perché la disinformazione sta sfruttando l'attacco lanciato da Hamas il 7 ottobre, allo scopo di demolire l'immagine dell'Ucraina, accusandola di fornire le armi usate a Gaza. Vabbè, allora, sì, vabbè, potrebbe essere effettivamente propaganda questa, però io vado un attimo su analisidifesa.it. Qua siamo il 7 dicembre 2022, le armi fornite all'Ucraina rinvenute nel Sahel e in Nord Europa. Quindi non è proprio, ce cioè, lo sanno anche i coniglietti, i conigli. No, no, non i coniglietti onniscienti. Esatto, bravo, i coniglietti, dicevo, volevo dire i cincillà, non i coniglietti, scusami. Allora, 3 novembre, il presidente nigeriano Muhammadu Buhari, vabbè, scusate, sono un poliglotta, ma non così tanto, ha denunciato la comparsa nella regione del lago di Chad di armi provenienti dal conflitto in Ucraina. Vabbè, questo è analisi difesa, non è il sito del Cremlino. Tra l'altro, è in Nord Europa. Poi le autorità finlandesi, invece, si legge dopo. Preoccupazioni simili a quelle del presidente nigeriano circa il destino delle bla bla bla, dalla polizia finlandese, che aveva riscontrato come organizzazioni criminali nel paese nordico dispongano di armi che erano state consegnate a Kiev, e la stessa circostanza è stata registrata anche in Svezia, Danimarca e Paesi Bassi. Vabbè, insomma, il fatto che le armi che noi diamo eroicamente scusate un attimo, agli ucraini per morire al posto nostro, per fare la guerra alla Russia, è abbastanza risaputo che vengono sul mercato nero girate. Cremlino, armi contro Israele potrebbero venire anche da Ucraina. Quindi questo è ansia.it. Cremlino,
Non so cosa oggi, scusate, ho fatto una prova costume a Reggio Emilia, sono tornato, sono stanco, non sto capendo un cazzo, guarda che capelli che ho. Cremlino, allora armi contro Israele potrebbero venire anche dall'Ucraina, questa è ansia. Il Cremlino afferma che almeno parte delle armi utilizzate per colpire Israele possono venire. Gli israeliani, ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla TASS, che è l'agenzia appunto stampa, una delle principali russe. Ripeto, gli israeliani, ha detto Peskov, studieranno nel dettaglio la provenienza di queste armi. Quindi, cioè, Peskov ha detto: vabbè, occhio che le armi usate a Hamas potrebbero venire da. Allora, continuiamo qua. Quindi, continuiamo i troll russi. Gioca, tu sei, ragazzi, sono tutta una merda. Una Mr. Marty merda, Allora. L'immagine ucraina accusandolo di fornire le armi usate all'opera. Ci sono, quindi loro dicono che ci sono questi propagandisti che dicono che le armi usate a Gaza sono anche provenienti dall'Ucraina. All'opera ci sono propagandisti russi come Aleksandr Koz, Yevgeny Listin, Ruslan Ustenko. No, ragazzi, l'ha detto Peskov. No, non c'entrano un cazzo questi. Ruslan Ustenko, questo Yugo Gagin, non c'entrano un cazzo. Dietro però c'è molto di più. Sì, c'è Peskov, ve l'ho letto, l'ha detto Peskov. Fa parte del governo russo. Peskov, cazzo. Come dire, non so, beh, Salvini, no, vabbè. Beh, sì, vabbè, come dire uno di quelli lì. Allora, che abbiamo anche noi, purtroppo. Allora, all'opera ci sono questi. Poi, non solo, secondo, c'è molto di più, secondo l'Alliance for Securing Democracy del German Marshall Fund, il falso collegamento tra Kiev e la crisi provocata da Hamas è stato fatto già 265 volte. Sti cazzi. Dai media, gruppi politici, istituzioni russe ne hanno parlato anche in arabo, tedesco, spagnolo, lingue balcaniche e poi Sputnik in altri. Io non so come spiegare, io non so, io, ma siete pa, io non so come spiegare, ma l'ha detto Peskov, cazzo, è inutile che andate a cercare tutti quelli che l'hanno detto, perché lui ha detto una cosa e questi siti, questi canali, questi cosi, queste bottiglie, questi bambini hanno ripetuto quello che ha detto Peskov. Non è che loro fanno i troll. Peskov ha detto una roba e questi qua hanno riportato le dichiarazioni di Peskov. Cioè, capite? Non potete fare una colonna intera su questa boiata. E andiamo avanti. Ma io non ve le leggo tutto. Stanno impazzendo la TASS, Lenta, Vladimir Soleyev, Zelenda News, Insonni, Moscow 24, Margarita Simoyan, Astif Ratfansi, Fiorella Isabel, Life, le ambasciate russe, USA, Bolivia, Nuova Zelanda, Argentina, Canada, Nigeria, la Gran Bretagna, Germania, Giappone, Qatar, Bangladesh. Adesso ve lo leggo tutto, cazzo. Me lo sono letto io e adesso ve lo leggete anche voi, brutti complottisti. Nuova Zelanda, Argentina, Canada, Nigeria, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Qatar, Bangladesh, Islanda, Perù, Moldavia, Lettonia, Armenia, Svezia. Siete pazzi. Voi siete pazzi. Voi siete da rinchiudere. Siete da rinchiudere. Io me ne vado. Semplicemente Peskov ha fatto una dichiarazione. Questi l'hanno rilanciata. Porca troia. Va bene. Scusate, però io vado fuori di te. Cioè, io non so. Topolino incente. E il problema è che con questi formati digitali non più facciamo neanche pulirci Pupù? il culo. Lo so, che riesce difficile. Va bene, andiamo avanti. Allora, Austria, Sudafrica, vi leggo. No, basta. Anche in Italia. La rappresentanza di Roma e i consolati di Milano e Genova hanno contribuito a questa operazione capillare globale di disinformazione, ripetendo, scusate, e amplificando i messaggi del ministro degli esteri. Non si è bloccato il video, mi si è bloccato il cervello. Io ho il cervello bloccato. Cioè, questo era fatto una pagina intera sul fatto che ci sono dei troll, dei siti, dei disinformatori, il KGB, l'FSB e il PRPP che fanno disinformazione semplicemente perché hanno riportato una dichiarazione di Peskov. Io non. Ma dove si. Ma Mastro Lilli! Ma Lilli, Mastro Lilli! Vabbè, Mastro Lilli, ma baffa! Ma la 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 la! Quindi andiamo avanti. Andando a guardare,
Cosa contengono questi siti accusati da Washington di essere strumenti di disinformazione? In mano all'intelligence russa si scopre un forte interesse per l'Italia. L'11 marzo scorso South Front ha dedicato un articolo a Roma. Pensate per cosa? Per le critiche alla volontà di Francia e Polonia di mandare soldati in Ucraina. Ma sono pazzi! Ma criticano quelli che vogliono far scoppiare la terza guerra mondiale, ma pensate a questi troll russi là dietro, tutti con le patate in bocca, bro. E noi essere contrari, alla terza guerra mondiale. Un troll russo, è un troll russo sicuramente. Allora, questi troll quindi sono contrari, pensate all'invio di soldati con la terza guerra mondiale. Poi il 23 ottobre 2023 avevano accusato il nostro paese di tradire la Palestina e la propria tradizione pro-araba. No, ma è pazzi, pazzi sono noi tradire la Palestina. Ma se siamo semplicemente i terzi venditori al mondo dopo USA e Germania di armi a Israele, con le quali sta sterminando un popolo compiendo un genocidio. Sono veramente pazzi questi troll russi, ma sentite che roba. E poi sentite cosa di il 20 ottobre 2022 aveva riportato con grande enfasi la dichiarazione di Berlusconi, pazzesco, critiche sull'Ucraina. Ma vi rendete conto? Cioè, la democrazia è in pericolo. La democrazia è in pericolo per questi troll russi, per questi... Il 29 settembre South Front, sempre quello di prima, aveva avvertito: non c'è un'ombra russa sull'Italia, con Giorgia Meloni in Roma si conferma il più fedele alleato di Washington. Pensate che cosa dicono? Pensate che dicono che addirittura questo è il governo più atlantista della storia, che la Meloni non solo le che piedi, ma anche il culo di Biden. Ma dicono cosa? Ma beh, questo è veramente infestare l'informazione. La democrazia è a un passo dal crollo. Il 16 gennaio 2023 aveva aggiunto, per prevenire le critiche di essere anti-UE e anti-NATO, Meloni ha affermato la sua fedeltà a entrambe. Eh sì, e grazie a cazzo, lo sappiamo. Ma cosa hanno detto di strano questi KGB russi? Ecco qua, adesso vi spiego, Allora, ecco qua, pensate, le tattiche sono diverse. Queste della CIA russa, del CIEF. Allora, pensate, quelli del KGB, le tattiche sono queste. Si passa da account Facebook, Instagram, X, pensate, TikTok, Telegram. Porca puttana, cioè così, veramente così fa la rivoluzione, E i social alternativi, quali? Vabbè. Gli spam, sapete gli spam, le mailine che arrivano? Voi quando state lì, guardate la mail, scaricate la mail, Gmail, no? Spam, quello lì, c'è Peskov là dietro che ti può mandare le mail. Ilariaf, tu devi votare, questo devi votare, quello devi votare, capito? Tutto lo spam che c'è, tutto il Facebook che ci avete, c'è tutto Peskov, c'è tutto lui dietro. Supposto Peskov, non so cazzo, Peskov, non si ferma mai Peskov. I dati, siti interattivi della propaganda del Kremlin. Allora, pensate, però sono intelligenti, perché non sono mica stupidi. Allora, centinaia di siti che parlano in lingue europee. Pensate, loro per fare informazioni in Europa parlano in lingue europee. Questa è una roba pazzesca. E pensate, guardate Mastro Lilli che ve le insegna, perché voi non sapete un cazzo. Allora, tedesco, francese, italiano, spagnolo e pensate inglese. Pazzesco. Cioè, qua ci vuole uno studio per deviare, per far cadere le democrazie nostre, queste occidentali, europee. Ci vuole uno studio pazzesco. L'ambiente digitale che li gestisce è formato da estrema destra. Eccolo qua. Questo è il punto finale. Chi ha stato? Lo sapete chi è stato? Non lo sapete chi è stato? Ve lo dico io chi è stato. L'ambiente digitale che li gestisce è formato da estrema destra, canali complottisti e Novax. Oh, eccoli che sono tornati. Adesso io lo so che non mi credete perché siete dei complottisti. Io spero che si vede Novax. Novax, si vede Novax. Vi prego, ci sono i Novax? Ci sono i Novax, scappiamo, topolino niscente, scappiamo, ci sono i Novax stanno tentando di distruggere la nostra democrazia meravigliosa europea attraverso X, Twitter e attraverso Facebook e Instagram,
ragazzi, io scappo, andate tutti via. Free Palestine, come sempre, sono tutti dei venduti e soprattutto che vadano a fanculo. Hanno stato... Dino!